Ma New York è forse tra le città che io ho visto in vita mia, la città che esprime maggiormente la complessità del genere umano, no? E gli estremi, quindi l'arte e la povertà massima, no? Probabilmente è la città per antonomasia, ecco. New York è una città molto complessa, è la capitale economica degli Stati Uniti, ma anche un centro di intrattenimento, è una meta turistica ed è fondamentalmente anche casa per circa 9 milioni di abitanti. A livello sociale però è presente, diciamo, una forte disparità di classe tra le persone che sono tra le più affluenti della nazione e interi quartieri di popolazioni svantaggiate. Le comfort station sono i servizi sanitari pubblici, sono localizzati strategicamente sul territorio e sono chiave negli spazi pubblici di una città di qualsiasi dimensione, ma in particolare per una metropoli della scala di New York. Il metodo probabilmente è tentare di trasformare un problema, quindi un grosso tema gestionale, in un'opportunità progettuale. Lo spazio fisico in cui viviamo, in cui siamo ogni giorno, ha davvero il potere di farci sentire al sicuro nella nostra città. Io credo molto nell'importanza sociale dell'architettura. Quindi dell'architettura democratica, nel senso credo che l'architettura abbia un ruolo fondamentale per garantire dignità, diciamo, a tutti. La call to action di quest'anno, di questo laboratorio, è davvero rivolta ad affrontare un tema complesso con elementi che sono sia in campo architettonico, infrastrutturale, di fattibilità, di logistica, ma soprattutto con un forte aspetto sociale.